Ciao e bentornati a uno sfavillante canale Annalisa Superstar. Come non ingrassare durante le feste? Annosa questione. Prima di trattare l'argomento che sta a tutti quanti noi a cuore, ricorda, iscriviti al canale, molto importante. È altrettanto importante che tu lasci un bel pollice in su qualora il mio video ti piaccia. E ti piace, lo so, ti piace. Né queste cose ci piacciono. E basta. Facciamo il video. Allora, mettiamola così. Settembre è il mese in cui si hanno tanti buoni intenti, si comincia la dieta, si va in palestra. Dicembre è il mese in cui c'è la possibilità di rovinare tutto. Ora, non so da te, nella tua famiglia, ma nella mia famiglia le feste iniziano la sera del 7 di dicembre e finiscono la sera del 6 gennaio. Quindi capisci che praticamente c'è un mese di feste e un mese abbastanza importante, tra l'altro, come contenuto di tavola. Diciamo che qui non si scherza. Eppure io cerco sempre di uscire incolume da queste feste. Ora, su come gestire la tavola e la famiglia magari ne parliamo in un'altra occasione. Oggi parliamo soltanto della tavola, inteso come cibo, e quindi come non ingrassare. Dove sta anche il punto che oltre alle feste di famiglia, quindi le feste comandate, ci sarebbero anche le cene di lavoro, ci sarebbero anche le cene con amici, e anche quello tendenzialmente è un problema. E qual è la conseguenza di tutte queste cene, di tutti questi pranzi? Ragazzi, è un attimo. Lascia stare, ho preso 2 kg, lascia stare, mi sento gonfio, mi sento spossato, che ci potrebbe pure stare, ma ragazzi, è un attimo. E in un attimo si vanifica tutto, si ritorna alle vecchie abitudini, ma è un attimo e si rovina tutto. Tendenzialmente, almeno per mia esperienza, è molto più semplice dimagrire che mantenere il peso, soprattutto per chi come me ha fatto una dieta che è durata anni, diventa proprio abitudine. 5 cose che io penso sempre in giorni come questi. Il giorno libero. Il giorno libero non è da quando ti alzi a quando ti vai a coricare libero. Non è liberi tutti per 24 ore. Il giorno cosiddetto rosso non è liberi tutti ogni volta che il calendario c'ha la casellina rossa. Questa è una cosa che tanti nutrizionisti dicono. Ah, quando il calendario è rosso, pasto libero o giorno libero. Ma giorno libero non significa mangia a morire per tutta la giornata. E soprattutto non significa che se ci sono 3 rossi di seguito nel calendario, sono 3 giorni di liberi tutti senza alcun tipo di riflessione. Significa approcciarsi al cibo in modo diverso. Personalmente negli anni sono molto cambiata. Una delle mie regole, che ci tengo tantissimo a condividere in questo video, è qualità, mai quantità. Meglio poco, ma fantastico, che è quel piatto pieno così. E sicuramente chi ne è abituato a passare da grandi abbuffate a una dieta controllata, magari ti dà anche soddisfazione, me ne rendo conto. Io non vivo più quello status del devo avere per forza il piatto pieno per essere soddisfatta. La mia soddisfazione arriva da tante altre cose, ma meglio la qualità che la quantità. E io credo che in tanti siano d'accordo con me sotto questo punto di vista. Fermo restando che sono giorni in cui è viva che siamo tutti a tavola, è viva che si mangiano cose diverse, molto più elaborate, molto più grasse, è viva, meglio la qualità che la quantità. Questa è una mia, vogliamo chiamarla regola, ma mi viene così naturale che non ci penso neanche. Ma soprattutto, questo è una cosa che io ho detto in tantissimi video, tanti anni fa facevo video molto simili, infatti questo video è un po' simile a un video che io ho condiviso nel 2016, non sbaglio, nel 2015. Quando arriva la sazietà, fermati, non sforzarti per forza di mangiare perché è il giorno libero, è il pasto libero. Arriva la sazietà, fermati. È importante affrontare il cibo e la tavola in modo diverso, è importante affrontarlo come momento di aggregazione con gli altri, come momento per gioire e godere della tavola, del cibo tradizionale. È importante per assaggiare sapori che assaggiamo solo una volta l'anno, sostanzialmente, poiché il cibo rievoca anche ricordi. Allora, questo è importante. Non è importante abbuffarsi per il gusto di abbuffarsi, almeno questo è il mio punto di vista. Io la vivo così. Seconda cosa che io faccio: la dieta si fa anche durante il periodo delle feste e anche nelle giornate di festa. E non mi sto contraddicendo con quello che ho detto prima, perché il giorno libero non è libero dalla mattina alla sera, è un pasto libero. È un pasto libero significa goderti la tavola. Fa anche bene a livello fisiologico, ma io non ho assolutamente i titoli per dire il perché. Sono sicura che il tuo nutrizionista sarà molto lieto di spiegarti perché. Non è soltanto una questione per appagare il palato o appagare lo stomaco. Ecco perché si va dal nutrizionista e non si
chiede alla youtuber. Detto questo, sai quanto è sbagliato saltare i pasti, saltare la colazione, mangio due crackers a pranzo perché stasera c'è la cena? È sbagliatissimo, perché ti riduci alla cena talmente tanto affamata che non hai fatto niente. Il giorno libero, il giorno rosso, il pasto libero è durante la giornata segui il tuo percorso nutrizionale che ti è stato dato da uno specialista, e al pasto libero è il pasto libero. La colazione va fatta, il pranzo va fatto. Saltare i pasti per arrivare leggeri alla cena è una delle cose più sbagliate che tu possa fare, perché arrivi a cena talmente tanto affamata che ingurgiti tutto quello che ti capita davanti agli occhi. E questo è un po' il riassunto della mia vita, nel senso che io facevo tutta la giornata totale quasi digiuno e alla sera di Natale devastata. A proposito, qualche giorno fa stavo guardando un telefilm, se non sbaglio, su Netflix, e a un certo punto un amico della protagonista, simpatico da morire, questo ogni volta che apre la bocca mi fa scoppiare le risate, a un certo punto dice alcol, calorie liquide. Io in questo sono stata molto fortunata perché non sono mai stata una grandissima amante degli alcolici o dei superalcolici. Non nascondo che mi capita ogni tanto di assaggiare del vino, mi capita anche perché io sono una grande amante dei vini veneti e piemontesi, però non sono amante della bottiglia di vino veneto, sono amante del bicchierino di vino veneto, ma è l'una tantum, è veramente molto raro vedermi con un bicchiere di alcolici in mano. Ho notato che tante persone pensano che salti il pasto, bevi e sei a posto. Oppure salti il pasto per bere e sei a posto. Non lo so, a me sfugge molto il concetto, forse perché non sono un amante degli alcolici. Ecco, c'è da dire questo. Quindi probabilmente a me sfugge il concetto per questo. Non lo so, sai, sull'alcol secondo me si dovrebbe fare pure moltissima sensibilizzazione. E in particolare sul vino, ritorno a dire, qualità non quantità, ma anche sugli alcolici. Meglio la qualità e mai la quantità. Meglio una buona bottiglia di vino da dividere in compagnia che 8 bottiglie di vino da 2 euro che lasciano un po' il tempo che trovano e che creano anche sicuramente molti problemi. Ritorniamo lì. Ho una voglia matta di dire non bere, però fa quello che reputi opportuno, ma ricorda che un bicchiere di vino non equivale a un bicchiere d'acqua e non è una cosa che sostengo io, è così. Quarta cosa che faccio, workout. Sì, io mi alleno anche durante le feste. E quando facevo fitness e Tom, mi allenavo tranquillamente al mattino presto. Nel dicembre dell'anno scorso io ero già iscritta in palestra, però per dicembre mi sono allenata, un po' come il periodo estivo di quest'anno. Faccio in modo di controllare il calendario e allenarmi. Piano B, corsetta, al mattino presto. Se per qualche giorno si salta l'allenamento, di certo non è un problema, ma tantissima gente interpreta la palestra un po' come la scuola, cioè da giugno a settembre non si va più in palestra. Vorrei ricordare a tutti che l'abbonamento non è sospeso da giugno a settembre, cioè continui a pagarlo da giugno a settembre, questa è una. Anche le 3 settimane di dicembre, in quelle 3 settimane lo continui a pagare l'abbonamento. Ci sta che una voglia prendersi una piccola pausa, capita anche a me, io le prendo delle piccole pause, faccio sempre in modo di farle coincidere con delle partenze, in modo tale da ottimizzare il tempo, cioè rendere l'allenamento realmente funzionale. Ma durante le feste mi alleno anche. Stessa cosa, lunedì gennaio non ci vado in palestra. Non faccio una pausa che dura un mese. Faccio le pause di quei giorni in cui la palestra è chiusa. Sai cos'è cambiato tantissimo in me tanti anni fa? È proprio il concetto dell'allenamento. Io non devo allenarmi, io voglio allenarmi. E lo vivo sempre con moltissima gioia. A me piace allenarmi. Ecco perché a me sinceramente non pesa. Pesa di più stare sui tacchi il giorno di Natale dalla mattina alla sera. Quello mi pesa un po' di più. Però affronto anche quello con molto coraggio e ti auguro di viverlo come lo vivo io, volerlo fare e non doverlo fare. Quinta cosa che io voglio dire in questo video, che mi sono ripetuta un po' in testa, ma poi negli anni è un concetto che è totalmente sparito, anche perché io, a dire il vero, non ne ho mai fatto uso. Fatti un regalo, non cedere alle cretinate. Sostituti di pasto, compresse bruciagrassi, cioè che sono vendute, io non lo so, bibitoni che contrastano la fame nervosa, tè snellenti, cerotti detox, guaine dimagranti. L'ho detto, l'ho ripeto, lo ripeterò, sono tutte cavolate, fanno soltanto guadagnare chi li vende, a te non daranno mai niente. L'unica cosa su cui mi trovi mediamente d'accordo è la tisana, nel senso che ci vedere, qui è una tisana, ma io ho una banalissima tisana al supermercato. Non cedere a queste cretinate,
durante le feste o dopo le feste, soprattutto se durante le feste hai preso del peso. Non cedere. Se hai soldi da spendere o trovi soldi da spendere in queste cose, troverai sicuramente i soldi per andare da un nutrizionista. E su questo non ci piove. Ci guadagni soltanto in salute e in benessere, perché il benessere fisico ti prende la mente. Io concludo questo video spronando sempre a rivolgersi ai professionisti e non fare né di testa propria né di cercare su internet soluzioni miracolose. Goditi la tavola, goditi tutto quello che vuoi, assaggia quel che ti pare. Fermati quando sei sazio, solo quello. Assaggia il panettone, assaggia il dolce, viene una volta sola a Natale, nessuno dice di non mangiare o di vivere di stenti. Io stessa non vivo di stenti, a discapito di quello che tanti pensano di me. Io non vivo di stenti o di digiuni, tutt'altro, mangio la pasta. Ma il mio invito durante queste feste è di vivere la tavola mai come un'angoscia, ma come qualcosa di prezioso, perché il cibo è prezioso. È tradizione e cultura delle nostre città, dei nostri paesi e soprattutto delle nostre famiglie. Questo è qualcosa in cui io credo veramente tanto e ci tengo tanto a concludere questo video in questo modo. E mi farebbe molto piacere leggere un tuo commento al riguardo. Come vivi soprattutto tu la tavola? Se in questo periodo è un momento di difficoltà, per favore lascia un commento qui sotto. Io sono sicura che la community in questo canale ti circonderà d'affetto e ti darà una pacca sulla spalla e ti dirà dai che ce la puoi fare, perché la community di questo canale è straordinariamente bella e di questo vi ringrazio sempre. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!